Faccio parte dell'ufficio tecnico commerciale della Dottor Gallina e quest'oggi vorrei parlarvi di come possono essere utilizzati i nostri sistemi modulari per la realizzazione di facciate e coperture continue senza alcun vincolo dimensionale, anche nei vostri progetti, per garantire un migliore isolamento termico e una maggiore sostenibilità ai vostri progetti. Partiamo con che cos'è il policarbonato. Il policarbonato è un tecnopolimero termoplastico con tre principali caratteristiche. Queste tre sono: meccaniche, in quanto a parità di spessore con il vetro risulta circa 200 volte più resistente, inoltre ha un comportamento di tipo elastico e flessibile; termiche, in quanto presenta un coefficiente di conducibilità del calore molto basso; e ottico, ottiche, in quanto è disponibile anche nella versione completamente trasparente, effetto vetro, nella versione compatta. Quando si progetta con questo materiale bisogna anche tenere conto di determinati altri fattori, come il coefficiente di dilatazione termica, che è circa 8 volte quello del vetro, quindi ha una variazione in base al calore, si allunga di anche 0,075 mm al metro lineare. Il range di utilizzo di questo materiale va da meno 40 a più 120 gradi, quindi adatto in qualsiasi condizione climatica. A 150 gradi c'è la soglia VCAT, dove il materiale inizia ad avere un comportamento viscoso, e infine è un materiale UV sensibile, quindi come la nostra pelle va protetto dall'esposizione solare, e perché altrimenti si genera un invecchiamento precoce sulla materia, inizia ad esserci una variazione cromatica e perde le sue capacità meccaniche. Per queste sue capacità è utilizzato ampiamente in tantissimi, in svariati settori: supporti digitali, ottici, nel campo del design, dell'automotive per la sua resistenza e nel campo edilizio. La Dottor Gallina nasce proprio negli anni 60 attraverso profili per l'automotive, dopodiché dagli anni 80 inizia a realizzare pannelli e sistemi modulari per il campo edilizio. Si specializza in questi sistemi tramite un'ampia gamma di prodotti che quindi consentono di realizzare superfici continue senza alcun vincolo dimensionale, questo tramite tre tipologie: l'incastro maschio e femmina, i giunti di unione in cui i pannelli hanno delle alette per essere inseriti a scatto all'interno di profili metallici o in policarbonati attraverso la posa in reverso, e poi il doppio connettore, che è un'evoluzione del giunto d'unione, dove attraverso l'applicazione di più strati di policarbonato si arriva a delle soluzioni altamente performanti sotto il punto di vista dell'isolamento termico. Trasparenza, leggerezza e isolamento termico sono riportati qua perché il policarbonato è l'unico elemento che consente di avere contemporaneamente tutte e tre queste caratteristiche. Togliendone anche solo una di queste, ci saranno diverse e svariate possibilità. Ad esempio, un materiale trasparente e isolante può essere il vetro, però non è certamente leggero. Un materiale non trasparente ma leggero e isolante sono qualsiasi tipo di pannelli opachi nel campo edilizio di isolamento. E invece un materiale trasparente e leggero potrebbe essere una tensostruttura in teflon, ad esempio. Però il policarbonato è l'unico elemento che li racchiude tutti e tre. Vi mostro un esempio di applicazione, anzi ve ne mostrerò due. Questo è il primo, Dodimos, dello studio, per il centro civico di Cornigliano, nell'ex stabilimento Dufour, quindi vicino a Genova, dove gli architetti hanno deciso di utilizzare appunto il policarbonato per la realizzazione di una nuova aggiunta al vecchio fabbricato, che riprende la scansione esistente tramite delle nuove volumetrie. Queste superfici in policarbonato sono racchiuse all'interno di un'intelaiatura metallica, e questo va in contrasto con il basamento, che è nettamente più opaco e tutto in cemento armato e più chiuso. E questa soluzione qua è stata adottata anche per garantire una maggiore qualità proprio architettonica, per aumentare l'attrattività del sito, ed inoltre sono stati anche spostati dei volumi che hanno consentito appunto l'aggiunta dei volumi in copertura dal piano terra, in modo da aumentare la permeabilità dei flussi. Il risultato quindi è un edificio che tramite l'applicazione policarbonato presenta delle superfici sia verticali come facciate che anche in coperture altamente isolanti, e che per di più apportano la luce solare in maniera uniforme per tutta la lunghezza. Perciò c'è un risparmio energetico sia per quanto riguarda l'illuminazione che anche per quanto riguarda il riscaldamento e il raffrescamento. Questo esempio è portato perché tramite un solo pannello che si chiama 9327, che ha la larghezza di 90 cm, uno spessore di 32 mm a 7 pareti, è stato poi declinato in quattro tipologie di pose diverse.
Partendo dal basso si vedrà l'applicazione in facciata ventilata, dove dietro la parete in policarbonato è presente una parete opaca. Subito sopra c'è l'applicazione in doppio connettore, quindi una superficie altamente performante dal punto di vista dell'isolamento termico, tramite tre strati di policarbonato sovrapposti. La copertura fatta attraverso l'applicazione in reverso con coprigiunti in policarbonato, anch'essi trasparenti e anch'essi isolanti, e la posa standard invece per delle controsoffittature e delle contropareti interne. Il risultato appunto è questo edificio dichiaratamente moderno, che però riprende l'esistente, lo rielabora e per di più si manifesta tramite questa superficie traslucida che mostra l'elemento contemporaneo, che va in contrasto con il vetro e anche con la parte più opaca del basamento. Un altro esempio che portiamo oggi è quello dello studio OMA di Rem Koolhaas. Questo edificio è stato realizzato nel Gorky Park a Mosca, in cui la sfida era quella di realizzare un involucro trasparente, altamente performante, capace di resistere ai clima rigidi di Mosca e anche ad isolare adeguatamente. La preesistenza era quella di un ristorante di epoca ex sovietica, ormai in stato di abbandono. Il concept di progetto dello studio di OMA è stato quello di riqualificare l'esistente preservandolo, a questo aggiungere una cortina, quindi un involucro trasparente in grado di proteggerlo e di garantire l'isolamento ai nuovi spazi del museo, e inoltre collegare gli ambienti del parco con quelli interni degli spazi museali. Da questa slide si possono vedere gli interventi di riqualificazione, restauro e risanamento delle strutture e delle finiture dell'esistente, e qua invece viene mostrata la facciata. La facciata è un vero e proprio dispositivo energetico, in quanto viene realizzata con un primo strato composto da un doppio connettore con due strati di policarbonato. Lo strato più interno viene trattato con l'effetto IR per garantire un filtraggio della porzione infrarossa dell'energia solare, in modo da accumulare il calore direttamente in quel punto, a cui viene poi realizzata una controparete interna in policarbonato, questa volta da 8 mm, in modo da realizzare un intercapedine di circa 60 cm. Questo intercapedine è utile perché il calore accumulato non viene trasmesso all'interno dell'edificio, ma viene sfruttata la ventilazione e anche l'effetto camino per essere poi smaltito e portato fuori dall'involucro edilizio. E nel periodo invece invernale, per pretrattare l'aria in emissione all'interno dell'edificio, grazie appunto a questa delta di temperatura tra la parte di policarbonato che ha filtrato l'energia solare e quindi ha determinato un riscaldamento della superficie. L'effetto quindi è quello di un involucro altamente luminoso, perché appunto è completamente trasparente anche se con tre strati di policarbonato. L'effetto quindi è trasparente perché comunque dall'interno dello spazio museale si riesce a intravedere il parco, e anche dal parco si riescono a vedere le funzioni interne all'interno del museo. Ed infine riflettente, perché questo volume avrebbe avuto un impatto molto grande se non fosse stato realizzato con un materiale riflettente e trasparente, e quindi c'è un effetto un po' che smaterializza il volume. Questi risultati applicativi sono realizzati tramite una tecnologia autoprodotta dalla dottor Gallina. Autoprodotta in quanto non realizzano soltanto il policarbonato e le lastre, il prodotto finito, ma proprio tutta la linea di produzione della lastra, anche i macchinari e la filiera. Qua è riportato uno schema in cui si vede appunto il policarbonato che viene immesso all'interno dei dosatori, nella parte in alto a destra, a livello di granuli. Questo viene preriscaldato e portato a fusione a circa 250 gradi in una vite senza fine. Viene data la protezione UV, che è necessaria appunto per garantire il periodo di vita del policarbonato su tutta la sezione del pannello, e viene portato alla filiera. La filiera è un blocco di metallo riportante la sezione negativo del pannello che si vuole realizzare. Qua, tramite un calibratore sottovuoto, verrà raffreddata tramite aria e poi per di più verrà marchiato il prodotto, applicato una pellicola protettiva e tagliato. La tecnologia autoprodotta dell'azienda ci consente di avere una approfondita conoscenza su quelle che è la specificità di questo materiale,
ed inoltre anche di poter andare a fare degli aggiustamenti, delle modifiche ed avere tutta un'ampia gamma di prodotti che diciamo seguono le esigenze della clientela. Da questo schema basato sull'estrusione si capisce che appunto diciamo il limite teorico, la lastra potrebbe essere lunga, teoricamente una lunghezza infinita. L'unico vincolo è di tipo logistico e di trasporto, come mostra appunto questa nostra lastra realizzata che rappresenta lunghezza record di 44,5 metri per un edificio produttivo in Italia. Questa diciamo flessibilità produttiva ci consente di avere svariate gamme di prodotti che vanno appunto aumentando lo spessore del pannello, vanno ad aumentare l'isolamento termico della lastra. Pongo l'attenzione al 0,4 watt al metro quadro Kelvin rappresentato dal doppio connettore con due strati di pannello da 40 mm con ancora una lastra intermedia di Polycarb, che vuol dire avvicinarsi moltissimo alla componente opaca, al valore di trasmittanza di una componente opaca, ma comunque essendo trasparente il policarbonato deve sottostare ai vincoli di tipo di serramenti, quindi decisamente più bassi rispetto a quelli delle componenti opache. Questa flessibilità produttiva ci consente di avere qualsiasi colorazione del pannello, quindi garantire una totale personalizzazione della facciata. Come campionario abbiamo 7 colori principali declinati in 3 tipologie, chiara, media, scura, però partendo da un RAL possiamo andare a diciamo, scegliere insieme al cliente il colore finale della facciata. E consente inoltre di avere tutta una serie di trattamenti per andare a migliorare la resa ottica del pannello, dando magari una maggiore diciamo, effetto mattante alla superficie e più materico, e quindi evitare i riflessi caratteristici dei componenti in plastica. Il filtro IR appunto per filtrare la radiazione solare, poi anche per garantire maggiore garanzia di durata della garanzia possiamo portarla a 15 anni tramite l'UVTEC, o anche a 20 anni tramite il trattamento Taurus, e infine anche aumentare la resistenza della superficie tramite il trattamento antigraffi. Da quest'anno è inoltre possibile, abbiamo visto aumentando la sezione del pannello, aumentare l'isolamento termico, cioè dando un trattamento è possibile andare ad influire sulla resa estetica del pannello. Da quest'anno è possibile tramite la collaborazione con la Cureti, con il trattamento OrcoPure, e andare ad agire direttamente sulla qualità dell'aria. Questo si basa sulla fotocatalisi, come altri prodotti anche riescono a realizzare, si riesce a diminuire l'inquinamento contenuto all'interno dell'aria, soprattutto sui composti volatili organici e sulle diciamo, particelle aerodisperse come il BOX e il NOx, andando ad aumentare l'effetto autopulente della superficie, quindi l'acqua scorre molto più fluida all'interno del pannello. Questo negli interni comporta quindi un controllo degli odori e una purificazione dell'aria, ed infine una riduzione della carica virale e batterica sulla superficie del pannello. Come si realizza questo trattamento? Questo trattamento consiste nella realizzazione di un reticolo ceramico di ossidi minerali che a contatto con l'aria, con il vapore acqueo e con i raggi solari avvia un processo di fotocatalisi dove vengono corrosi il VOX e il NOX e i composti volatili organici, e viene dato come risultato la produzione di una piccola quantità di CO2 e sali innocui che vengono dispersi nell'atmosfera. Tramite un laboratorio indipendente tedesco si è riuscito a quantificare quant'è l'effetto autopulente del pannello e comporta un abbassamento dei valori di NOx di circa il 68,5% sull'aria che entra in contatto con la superficie. Possiamo dire quindi, per dare un'immagine più diciamo, esplicativa di questo trattamento, che un metro quadro di pannello con un trattamento ArcoPure consente di ridurre l'inquinamento pari a quello di un albero di medie dimensioni, e quindi 10 metri quadri di pannello trattato consentono di ridurre l'inquinamento prodotto da una city car, quindi un'auto di medie dimensioni, per un utilizzo medio di circa 16.000 km l'anno. Concludo rapidissimamente dicendo che sul nostro sito sono disponibili tutte le certificazioni e le PD dei nostri sistemi, oltre che i blocchi BIM per aiutarvi nella progettazione con i nostri sistemi, ed infine l'ufficio tecnico di cui faccio parte, il tecnico commerciale, offre una consulenza tecnica apposta per garantire la qualità delle facciate e delle coperture che vengono realizzate attraverso i nostri sistemi. Perciò se state progettando una superficie con il policarbonato potete contattarci liberamente
vi diciamo consiglieremo la migliore soluzione che fa al caso vostro. Grazie mille. Grazie a te, complimenti.